Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Dunque, ho realizzato questo video perché all'inizio era nata una sorta di sfida con un mio carissimo amico e quindi da cui ho preso spunto per realizzare questa nuova tipologia di video. Questa nuova tipologia l'ho voluta chiamare con il nome di Draw With Me, perché appunto sarà disegna con me. Sarete voi a decidere l'immagine da realizzare, mi invierete la foto tramite messaggio privato su Instagram o su Facebook, io sceglierò uno di voi, inserirò il vostro disegno nel video e insieme al vostro Instagram, oppure se avete una pagina Facebook o un profilo privato di Facebook. Se vorrete potrete anche creare delle brevi registrazioni mentre disegnate e anche queste verranno messe all'interno del video. Potrete realizzare l'illustrazione con qualsiasi tecnica, sia in digitale con ProMarker, acquerelli, pastelli, come volete voi, insomma. Lasciatemi un commento oppure mettetemi un like per capire se questa tipologia di video vi può interessare. Come prima cosa mi sono andata a disegnare lo sketch su un foglio di dimensioni A4, però poi dopo successivamente mi sono resa conto che mi dava problemi perché non riuscivo a disegnare nel modo come volevo la gonna. Quindi avevo bisogno di spazio e alla fine avevo optato per cambiare la dimensione dell'immagine. Ho reso, appunto, più avanti vedrete, l'immagine con una dimensione che assomigli molto più a un quadrato per allargarla lateralmente, perché appunto mi serviva spazio. Per aiutarvi nella colorazione, un consiglio che vi posso dare è quello di cercare di crearvi delle tabelle colori, in modo tale da poter anche prelevare in modo più semplice e veloce il colore. Se siete alle prime armi, un consiglio che vi posso dare è quello di creare la tonalità base della pelle su un livello e creare su un altro livello le varie luci ed ombre.
Per quanto riguarda la colorazione dell'abito, ho creato due livelli separati, sia per il colpino che per la gonna. Vi raccomando, se avete un capo di un colore bianco, coloratelo, non fate la stupidata di lasciarlo senza colore, perché se non lo colorate e andate direttamente a creare sopra le sfumature, voi in quel caso non vi rendete conto, ma avete un livello semitrasparente, quindi laddove non ci sarà del colore, sotto sarà trasparente. Questo potrebbe causarvi dei problemi nel caso vorreste realizzare uno sfondo oppure vorreste creare un'ombra, per la figura e appunto vi risulterà problematico perché al di sotto sarà trasparente. Quindi la prima cosa che ho fatto per colorare questa gonna è stata quella di selezionare la gonna e colorarla con il colore bianco. Successivamente sono andata a crearmi le ombre con queste varie tonalità di rosa, lilla. E poi dopo mi sono studiata bene come cercare di realizzare quel pizzo tutto incrostato che, ahimè, realizzarlo a mano sarebbe stata veramente molto dura e non, cioè, non avremmo mai finito. Quindi, qual è il bello del digitale? È quello di cercare di trovare una via più semplice e veloce che sia, diciamo, il più simile alla realtà. Quindi la mia soluzione è stata quella di trovare un pennello che mi permettesse di creare questo effetto che appunto lo riproducesse in maniera abbastanza simile. E alla fine finalmente ho trovato questo pennello e sono andata a crearmi queste macchie di colore sparse qua e là con un determinato criterio, cercando di riprendere gli stessi colori, appunto cercando di imitare il più possibile l'immagine originale. Ad un certo punto, diciamo che ho iniziato a vedere i puntini ovunque mi girassi, quindi mi ha un po', diciamo, fatta impazzire. Comunque volevo ringraziare moltissimo il mio carissimo amico Biagio per essersi prestato a collaborare in questo video e specie volevo ringraziarlo perché è grazie a lui che è nata questa tipologia di video. Lasciamo qui sotto nei commenti un cuoricino per ringraziare la disponibilità di Biagio. Una volta terminata la gonna, ho utilizzato la stessa tecnica per colorare il corpino e finalmente, dico finalmente, l'ho finito. Non vedevo l'ora di terminare di disegnare questi puntini infiniti. Vi raccomando, se qualcuno di voi si presterà a partecipare a questa nuova tipologia di video, vi raccomando, per il vostro bene e anche per il mio, cerchiamo di trovare degli abiti che non siano così faticosi da riprodurre perché sennò non finiamo più. Comunque, scherzavo, potete inviarmi tutte le immagini che volete, quindi non ci sono problemi. Stavo quasi per dimenticare, insieme alla vostra immagine del vostro disegno definitivo che poi mi invierete quando avrete finito, avrò bisogno anche di una piccola descrizione, di come avete realizzato il vostro disegno. Perché così appunto io dopo potrò spiegare come l'ho realizzato io, anche perché in questo modo si potranno mettere a confronto i due tipi di lavoro e vedere in realtà qual è il modo più veloce e ovviamente anche il modo migliore per arrivare a creare quel tipo di soluzione. Quindi secondo me questi tipi di video potrebbero essere molto utili per molte persone, si potrebbero imparare veramente tante cose. Ma mettiamo ora a confronto le due fasi di lavorazione. Parlando con Biagio mi ha raccontato delle varie problematiche che ha incontrato nel fare questo disegno. Il suo problema maggiore è stato quello di riprodurre questo pizzo. Il primo errore che ha fatto è stato quello di non aver pensato di trovare una soluzione che potesse assomigliare il più possibile alla realtà. Ha cercato di riprodurre manualmente l'effetto di questo pizzo. Ovviamente in questo modo si impazzisce, dobbiamo sempre cercare di trovare una via più semplice e veloce. Come potete notare dal video, una volta che ho terminato il decoro sulla gonna, sono andata a creare un ulteriore livello per crearmi un'ombra, per dare appunto più tridimensionalità all'immagine. E niente ragazzi, ci tengo veramente tanto a capire se questa tipologia vi possa interessare, quindi fatemelo sapere con un commento oppure lasciatemi dei like in modo da farmi capire. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like.
seguitemi anche sui miei social se vi fa piacere, su Facebook e su Instagram, e io sarò felicissima. E dunque, spero veramente che questo video vi sia stato d'aiuto. E niente, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!